Allora, siamo qui con Jody, Sì, ciao, che ci ciao a fa tutti. vedere il taglio del pesce Sì, in giusto per bel il. salmone. Esatto, per fare il poke hawaiano. Qui Il però faremo poke solo di hawaiano. pesce oggi, cioè solo di Perfetto. salmone, scusate. Quindi molto semplice, cerchiamo di tagliare solamente su un taglio rigorosamente dritto. Sì. Quello girato, praticamente tagliate comunque in orizzontale, che vengono più o meno tutti i dadini uguali. A semplice dadini. Da fare, esatto. Perfetto. Diciamo Quindi mezzo prendiamo un centimetro, pesce, esatto. Ci prendiamo fate, ne ricavate un trancio, salmone. esatto. Perfetto. Vi fate questa composizione qua. D'accordo. Quindi questo è il taglio del pesce. Dopo il taglio del pesce abbiamo qui gli ingredienti, giusto? Ok, qui abbiamo il sapore che abbiamo appena tagliato prima. Perfetto. Sesamo. Salsa di soia. Salsa di soia. Salsa teriyaki. Erba cipollina. Qui ho fatto manco avocado e olio di sesamo. Questi sono tutti gli ingredienti. Andiamo comunque dal salmone, sì, che abbiamo appena tagliato prima. Dadini di salmone. Sì. Giusto un pizzico di sale, ma veramente poco. Ok. Andiamo a unire l'avocado e il mango. Allora, salsa di soia. Sì. Salsa teriyaki. Le percentuali più o meno? Più o meno fate una, due, diciamo due di soia e una di teriyaki. Mm-hmm. Più o meno. Erba cipollina. Il sesamo. Sesamo okay. In bianco e nero. Bianco e nero. Poi se avete a casa anche solo bianco o solo nero, quello è cambia veramente poco. Quanto deve marinare? Qui basta giusto qualche minuto, diciamo giusto che prenda un attimino i sapori. Perfetto. Per finire, l'olio di sesamo che va un po' a profumare tutto il piatto. Ok. Pronto. Sì, adesso lasciamo un po' a marinare, giusto che 5 minuti, 3-4 minuti, dai, diciamo. 4 minuti, perfetto. Altra componente importantissima è il riso, giusto? Sì, esatto. Beh, qui c'è il riso ovvio, che hai già preparato. Ovvio, la cucina giapponese, sì, questa mai l'ho già cotta oggi. Mi dicevi che ogni giorno prepari il riso, giusto? Sì, sì, questo ovviamente sì, perché il giorno dopo il riso è un riso non tiene. Qui tipologia, japonica, come tipologia, sì, esatto, come sì. Io corto. Quindi viene comunque al suo lavaggio, quindi va tolto leggermente un pochino l'amido che ha un po' più il riso. Dopo averlo lavato va messo in cottura, diciamo una mezz'ora di cottura più 10 minuti di riposo, poi da lì viene la sua marinatura, quindi il raffreddamento, la marinatura che del mi dicevi riso. Che è con aceto. Si prepara, esatto, sì, un condimento che è fatto a base di aceto di riso, sale e zucchero. Sale e zucchero, eccolo qua. Prendiamo un po', sì. Lo stendiamo sul piatto. Quindi questo lo riescono a fare tutti? Sì. Quindi, questo è molto semplice, non è un problema. Va bene, riso. Okay. Dove lo possono trovare questo riso? Diciamo tutti, di solito anche nei supermarket, i supermercati che quelli un pochino più riforniti lo trovi un po' dappertutto. Questo è il pesce che avevamo tenuto a marinare prima. Abbiamo messo a marinare. Lo mettiamo delicatamente sopra il riso, che va comunque a condire anche il riso sotto. Quindi proponiamo il nome del piatto. Questo è un poke hawaiano, fatto a base hawaiano. Di salmone. Loro lo utilizzano come diciamo piatto? Un antipasto, sì, quello sicuramente per iniziare anche prima di una cena. Quindi perfetto per una vigilia un po' particolare. Esatto. Un piatto wow, fantastico. Andiamo a assaggiarlo? Certo.